Punti importantissimi poi a Ferenzola, da queste parti c'è RDC e duello con l'Agnanese, i rossoneri vogliono vincerle come, perché se acciuffi una vittoria al 95esimo non può essere solo una casualità, ma un segnale indotto dal fato. Dopo tanti anni a toccare e a mirare la cima, i rossoneri vincono una partita con un Rimini in grande stato di forma, in un anno che potrebbe finalmente sancire la loro gloria. Il club intanto dall'altra parte ha ufficializzato le due nuove figure, Maniero nelle vesti di DS e Bresciani in quelle di area tecnica. I biancorossi sul campo sprecano un penalty, ma la partita è bella vincente fin dalle prime battute, quando vediamo all'opera l'ex Monopoli Arlotti scaldare i guantoni a Battaiola. I romagnoli non scherzano e dall'angolo si rendono nuovamente pericolosi, chiamando in causa Battaiola su questo colpo di testa di Pupeschi. L'estremo di casa si rifugia in corner. La replica di Fiorenzola fa male come a Scotti e compagni, da rimessa lunga Oneto stoppa la sfera, la protegge adeguatamente prima di consegnarla nel piede caldo di Bruschi, che trova l'1-0. Tiro sporco ma angolato che non lascia scampo al portiere Scotti, protagonista nelle ultime due partite con due rigori parati. Ma se di rigore si parla, Bruschi serve in piena area Stronati, che vorrebbe il penalty. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, che poi si farà giustizia con le proteste che arrivano dalla panchina di casa. Il Rimini continua a fare su alla partita, Ricciardi tenta la distanza, Battaiola risponde presente, ma l'estremo di casa se la vede brutta quando l'ex ragazzo prodigio delle giovanili biancorosse, un certo Scott Arlotti, delizia la platea, ma il suo tiro a giro finisce fuori di un nulla. Ma è sempre lui a creare scompiglio, anche se qui Casol, altro protagonista delle ultime settimane, va a prendersi un penalty che lui stesso decide di trasformare, ma tra il dire e fare c'è di mezzo Battaiola che nega all'attaccante la gioia del gol. Il Fiorenzola si rende pericoloso con questo tiro dalla distanza per opera di Bruschi, Scotti devia in corner. Il duello tra i due protagonisti si rinnova, ma con egual esito. Gioia del gol per il Rimini rimandata di qualche minuto. I tentativi di Casorla e Darlotti servono come segnali per i padroni di casa, salvati dal proprio portiere, bravo in ambedue le occasioni, anche se Simoncelli, quando fornisce un dolce cioccolatino a Casolla, fa le prove del gol. Sarebbe solo da scartare quel passaggio, ma l'attaccante getta l'ortica, il pallone del possibile pareggio. Il Fiorenzola replica con i traversoni di Tognoni, per sé un manca l'aggancio, ma non Oneto, la parata di Scotti è da istinto puro e reattività mostruosa. Finale di tempo con questa conclusione di Bruschi terminata alta direttamente da calcio piazzato. Nella ripresa il Fiorenzola ha l'occasionissima per portarsi sul 2-0, apertura di Zacchiarello per Tognoni, la cui conclusione viene sventata in angolo da Scotti. Dall'altra parte, dall'angolo, Pecci per Sambò, pallone fuori, ancora Rimini, ancora dall'angolo e questa volta arriva il centro di testa ad opera di Pupeschi. 1-1, ristabilita la parità in campo, possiamo dire meritato il pareggio da parte della formazione ospite. Il Fiorenzola non ci sta, Brusca domestica la sfera in area di rigore, sguardo rivolto esclusivamente al pallone, testa bassa per lui e dopo un possesso palla ne esce fuori un fortunoso tacco a smarcare per sé, tiro velenoso dell'attaccante e ben angolato e nuovo sorpasso. 2-1. Il Fiorenzola cerca il tris da cross di Tognoni, deviazione di Arrondini, sfera sul fondo. Altri recrimini per il Fiorenzola, qui Bruschi vorrebbe il penalty, ma rimedia solo un cartellino giallo per simulazione. Il numero 10 si riscatta parzialmente poco dopo. Gran sventola dalla distanza che c'entra il legno superiore della porta difesa da Scotti, ma le emozioni non terminano qui. Anzi, Rimini a trovare al 90esimo in pareggio con un gran tiro di Ambrosini che festeggia tra gli applausi dei compagni la propria marcatura. 2-2, sembra tutto finito, ma il Fiorenzola dimostra di essere capolista non a caso. Il tiro di Zaccariello è un avvertimento per Scotti, il quale è costretto a capitolare al 95esimo quando Perseu getta al centro questo pallone. Stronati fa da sponda di testa per la corrente a Rondini, che mette la zampata vincente per il definitivo 3-2. Partita bellissima con le squadre che giocano senza risparmiarsi, regalando uno spettacolo degno dell'alta classifica. Non possiamo dire se Fiorenzola ad oggi vincerà questo campionato, ma sicuramente quel ricordo di Tabiani quando si giocò da queste parti un Fiorenzola Inter di Coppa Italia torna di piacevole moda. Chissà se il sogno non possa materializzarsi per il Rimini. I tre recuperi saranno decisivi per poter cavalcare l'onda fino alla fine. Guai a mollare, specie ora.